Meditazione della luna nuova nel segno della bilancia. Questa luna nuova è dedicata alle nostre relazioni, alla nostra capacità di decisione, di decidere cosa è bene per noi nel rispetto di noi stessi e degli altri e anche nella correttezza delle relazioni che abbiamo con gli altri. Il tutto in una cornice, in un senso di armonia. Come al solito, mettiamoci in una posizione comoda, seduti o sdraiati, possibilmente con la schiena dritta. Chiudiamo gli occhi e facciamo dei respiri profondi. Inspiriamo dal naso ed espiriamo dal naso lentamente, in modo naturale, non forzato, ma il più profondo possibile. Cerchiamo di arrivare in fondo col nostro respiro alla pancia. Seguiamo questo ritmo naturale e sentiamo il nostro corpo rilassarsi, sciogliersi quasi. Ed ecco, siamo in un posto buio. Non c'è luna nel cielo, il cielo è buio, ci sono le stelle. Avanziamo nel buio, cercando una luce che ci possa guidare. Ed ecco, sì, una luce appare davanti a noi, una luce blu, ma sufficiente a farci strada. Arriviamo a una porta, la apriamo e ci ritroviamo in un grande salone. E per terra c'è una scacchiera, un po' come quella nel primo libro di Harry Potter, dove Harry, Ron ed Hermione giocano a scacchi con degli scacchi viventi. Sappiamo di dover attraversare questa sala e arrivare dall'altra parte, perché dall'altra parte, dove c'è una porta, troviamo anche le nostre risposte. Lì possiamo avere un'apertura del cuore, della mente, per capire come affrontare certi problemi nelle nostre relazioni. Avanziamo verso la prima pedina, un pedone, ed ecco, prende vita. Diventa una persona, un personaggio vivente. E improvvisamente una musica risuona nella stanza, nel salone, e questo personaggio inizia a farci ballare. Un giro di danza, due giri, e poi ci passa a un altro pedone che pure prende vita e comincia anche lui a farci ballare. E mano a mano passiamo tutti i personaggi della scacchiera con cui balliamo e ci divertiamo. All'improvviso questo salone diventa una festa dove tutti ballano, si sorridono, ridono, scherzano, e tutta questa danza diventa una meravigliosa coreografia dove le persone si muovono in armonia. E noi ci facciamo trasportare da questa danza, da questa coreografia, e passando
di personaggio in personaggio, tra le braccia dell'uno e dell'altro, sempre con i nostri giri di danza, arriviamo finalmente dall'altra parte della stanza e apriamo la porta. E lì, una luce soffusa, quella della luna che non si vede in cielo stasera, ci apre la mente e il cuore. E lì troviamo le nostre risposte. Lasciamo che dal cuore emerga la risposta che cerchiamo. Quando poi avremo ricevuto la nostra risposta al nostro dubbio, al nostro quesito, al modo di affrontare la relazione con una persona che sia del nostro lavoro, uno dei nostri amici o il nostro partner, possiamo semplicemente aprire gli occhi e tornare nella nostra stanza, nel qui e ora, sgranchendoci le mani, i piedi, il collo, le spalle. E poi, infine, apriamo gli occhi. Ma possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo o rifare questa meditazione da capo se ancora non abbiamo avuto la nostra risposta.